Velocissimo. Un corso di cucina professionale personalizzato. Che vuol dire? Ci mettiamo d'accordo. 5 giorni. Vengo da voi. Concordiamo il periodo. Concordiamo il programma. Ovviamente vi do una serie di suggerimenti perché secondo me chi vuol presentarsi come aiuto cuoco ci sono una serie di cose che deve saper fare. A maggior ragione un cuoco, ovviamente. Poi voi potreste avere ulteriori esigenze, desideri, così via, ne parliamo, fissiamo il programma. E iniziamo. Dici, ma in 5 giorni cosa posso imparare? Beh, se sei da solo con me, tanto. Perché guardate, all'alberghiera si fanno 3 ore a settimana. Si fanno 3 ore a settimana e siete in 30. E molti istituti alberghieri hanno 2 taglieri e 3 coltelli, che ce li dobbiamo dividere in 30. Quindi potete immaginarvi quanta attività pratica fate. Alla fine dell'anno i conti si fanno in fretta su quanta cucina avete fatta, ma soprattutto su quanto pratica avete fatto di cucina reale nell'ambito di queste ore. Perché siete in 30, non siete da soli. Okay? Va bene. E spesso le attrezzature sono quel che sono. Qui parliamo invece di 5 giorni a tempo pieno in cui siete voi e il vostro docente. Nella fattispecie io. Guardate, vi garantisco che si impara tanto. Poi, ovvio, se dirà l'esperienza in un ristorante, in situazioni in cui cucinare, ci mancherebbe. Non è che si diventa aiuto cuochi perché si è fatto un corso di cucina di 5 giorni. Però 5 giorni di corso di cucina da solo a solo fanno tanto. Va bene, detto ciò, c'è anche il fatto che lavorate direttamente su ciò che vi interessa. Quindi voi, per esempio, potreste già essere aiuto cuoco, però aver fatto sempre primi e vorreste cominciare a fare secondi. Oppure ho fatto sempre secondi e vorrei cominciare a specializzarmi sui contorni. Oppure vorrei, caso per caso. Il corso può essere sugli aspetti di cucina vera e propria o può essere sugli aspetti accessori. Accessori che a volte sono anche più importanti. Cioè, per esempio, sull'utilizzo di certi strumenti, piuttosto che sulla gestione delle comande, piuttosto che su come mi organizzo la cucina, piuttosto che su come faccio la pianificazione delle mie attività, piuttosto che quello che volete. Quanto costa il corso? 1.100 euro. Il prezzo è agevolato rispetto alla mia tariffa, viene moltiplicata per il numero dei giorni, proprio perché è un pacchetto che io vendo così. Ci dovete aggiungere il costo delle materie prime, ovviamente in base al programma che concordiamo, però di solito incide abbastanza poco. Il mio viaggio, in base a dove siete, ma io viaggio in treno, quindi di solito non è una gran spesa. E poi il vitto e l'alloggio per me. Potete anche ospitarmi voi se avete spazio, se no mi metterete in un bed and breakfast o cose simili. E il vitto, mangeremo. Una sera usciremo, una sera cucinerete voi, non vi aspettate che cucini io perché io cucino da zero. Dici, beh, ma ci mangiamo quello che facciamo durante il corso. No, questa è l'unica cosa che ci tengo sempre a far presente quando organizzo corsi di cucina. Il corso non è fatto per mangiare, il corso è fatto per imparare. E se io per insegnarti ti devo far sbagliare delle cose e rendertele immangiabili perché tu veda una certa cosa, lo faccio. Cioè io non mi preoccupo insegnandoti di far sì che a mezzogiorno e a sera ci sia qualcosa da mangiare. Perché? Perché sennò perdiamo la natura del corso. Io mi devo preoccupare di insegnarti le cose che ti devo insegnare. E se poi un pesce viene pronto alle 4 di pomeriggio, lo faccio venire pronto alle 4 di pomeriggio. Tu dici, vabbè, ma lo devo buttare. No, te lo conservi se vuoi, te lo mangi la sera, il giorno dopo e così via. Ma non far conto sul fatto che a mezzogiorno e sera avrai da mangiare ciò che hai cucinato. Perché non è così. Anche perché se ti insegno a fare un soffritto, poi cosa fai? Ti mangi il soffritto? Se ti insegno a fare un brodo, poi cosa fai? Ti mangi il brodo? Non lo so, cioè, ok, va bene. Credo di aver detto tutto. Vi metto riferimenti, come al solito, nel boxettino sotto. C'è sia la pagina con tutte le indicazioni, poi comunque vi metto i miei riferimenti. Ci sentiamo. Ciao.